Ciao ragazzi, ben ritrovati Landlink e bentornati su Yo-Kai Watch Jam. Sì, ho un po' trascurato il gioco, ma sono uscite talmente tante cose che ho preferito fare video reazione o video speculazione e poi tornare sui videogame. Ma cosa c'è da fare oggi? Vedo in alto che c'è qualcosa da fare con gli alieni. Andiamo un po' sulle quest e vediamo un po'. Questa missione a quanto pare con 13 fulmini. Ok, attiviamola. Non è al di fuori della scuola, ma... Ah, è qui dentro, Torniamo nei bassi fondi? Social club? L'ultima volta non era tanto socievole. Anzi, era piuttosto pericoloso. Comunque sì, a proposito del livello, se avete visto lo scorso episodio, diverso tempo fa ovviamente. Ah no, qui sopra. Ho detto che avrei allenato un bel po' tutti. In realtà ho visto che non serve perché livellano molto lentamente, quindi alla fine risulterebbe inutile provarci. Preferisco andare avanti giocando piuttosto che no allenarli e perdere tempo. Comunque sia, tutto ciò è molto bello perché c'è la mafia della scuola e... Wow. Forse i giapponesi non hanno bene il concetto di mafia. Molto meno di quanto ce l'hanno di Yakuza. Forse non sanno che è la stessa cosa. Tra l'altro, io ho ricevuto delle medaglie che potrei usare. Medaglie. Ok, per i pezzi. Proviamo un po' qua, proviamola. Abbiamo il 3% di far uscire qualcosa di leggendario. Bene. Ok, Tamago. Ancora una, vai. Quindi più monete mettiamo, più abbiamo la possibilità che ci esca qualcosa di leggendario. Allora, dobbiamo parlare con questo tipo qui. Ah, sicuramente sarà uno dei suoi amichetti della mafia lì. Bene. E dobbiamo riferire che stava male? Cioè, questa era la missione? Ma, attenzione, no. Dobbiamo fare altro invece. Ah... E lui? Ah, lui ha la nostra missione ora. Va bene. Prendiamoci a botte. Ok. Wild Boy, entra in azione. Oh yeah. Vai, facciamoci un po' di potenzio e via. Distruggiamoli tutti. Ah, non l'ho beccato. Attenzione, arriva anche Sky Snake, avete sentito? Vai. Perfetto, alrighty. Un po' di potenzio. Dov'è la festa? Aiuto! È qui la festa, attenzione. Siamo pieni di festaioli! Ehi ehi ehi! Vai, carichiamoci! Potenziamento! Mi sembrano tostarelli, Non vorrei dire, ma... Chi è? Ah, la caccona! È tornata la caccona? Sì, però buono anche tu. Che parli con sta voce? Ma era Dober? È stato Dober? Perché se avete visto abbiamo anche Dober come aiutante, O almeno così mi sembra. Perché non mi ricordo se ho mai preso Dober veramente. Vai, caccona, dai. Tu. Che fai? Oh! Vedi di stare buona, No, la vita, ho sbagliato. Ah, però mi ha preso, attenzione. Potenzio, mi doppio potenzio. Vai. Qui, bene. Vai. Ah, è tosta però, Ma funziona effettivamente stare qui sopra? No, perché sale anche lei, sale. Quindi, Che poi anche abbiamo Dober come aiutante. È tutta scena.
Non è che è veramente forte. Cioè, fa solo rumore, alla fine. Non è che fa grandi danni. Ragazzi, si è bloccata lì, non sta più uscendo. La finisco così, la finisco, anche perché sono rimasto da solo. Non so perché non riesce a salire. Spero di finirla prima che mi scada l'enshin, perché sennò siamo nei guai. Sarà un po' difficile caricarlo. Eccolo, ci siamo. Dai, su. Di là, dove spari? Fatto anche questo. Alla fine si è bloccata la caccona, per fortuna. Però ce l'ho fatta. Non è stato facile per niente, devo ammettere. Proprio per niente. Per fortuna che si è bloccata, se no non l'avrei mai fatto. Non ci sarei mai riuscito. Dovevo rifarla sicuramente un altro paio di volte se non fosse rimasta lì. Che fortuna, che fortuna! Davvero tanta, davvero davvero tanta. 20 minuti, ma... dai. Cos'è? Non ti è bastato? Ah no, devo andare a parlare con il capo mafia, sì, certo. Sono il capo del club delle attività sociali, benvenuti. Abbiamo anche la ragazza, che ho già dimenticato il nome, ma so che qual è il suo onrio e cosa può diventare, perché palesemente è lei. Ero un bambino poco a modo e mio padre aveva una barba molto strana che però lo metteva in risalto. Credevo di essere perso, ma un giorno ho incontrato Skye's Nika, che mi ha detto: ehi, vieni con me, voglio essere tuo amico. Non ho idea di chi siano quelle persone, ma non ho neanche voglia di mettermi a tradurre, perché dovrei tirare fuori il traduttore e quindi perdere ore e ore. Ecco qui il nuovo watch. Hyper Connector. Quindi non è proprio un alien watch. E la ringrazia. Giustamente. Direi ha ragione. Ah, The Viper, è vero! Lui è qui, è vero! Ora ricordo! È vero! La vipera, come hai fatto a dimenticarmi? Trisalamandra è lui. E diventa nostro amico? A posto magari di Leo Fuoco? Livello 237, ma subito! E siamo così, buono! Ah, quando è bello, va! Ehi, ciao, sono il capo della mafia. Bene, proseguiamo allora con un'altra missione, poi vediamo il da farsi. Magari mi fermo perché a quanto pare si livella molto lentamente, ma serve. Perché se no mi ritrovo nella stessa situazione di poco fa. Perché l'altra volta contro Big Black ho avuto un sacco di problemi. E stavolta li ho avuti anche con la signorina cacca. Quindi effettivamente si deve livellare, ma ci vuole solamente tempo. È normale, non puoi certo pretendere che l'allenamento sia veloce. Questo qui è il ragazzo Haruki che fa un po' di yokai watch. Abbiamo diversi punti di interesse. Buono. Più punti di interesse significa più sfide. Più sfide significa più livello. E più livello significa che faccio prima i boss. Il fatto è che però non sono io in difficoltà, ma è il resto della squadra che, nonostante sembra abbia un livello... buono, in realtà no. Fanno un po' pena. Oddio, che devo fare? Devo trovare i conigli. Quelli sono dei conigli mannari. Era da parlare con questa ragazzina e basta? Ma dai. Dobbiamo parlare con qualcuno. Ah, qui sotto. Sì, eccolo. Dov'è? Questa mappa quanto è fatta male. Probabilmente ci danno informazioni anche utili volendo. Ma non avendo voglia di mettermi a tradurre, non so cosa diranno mai, se il gioco non viene poi ovviamente importato, perché non è detto che tutti i giochi vengano importati. Lasciate perdere quelle cose che Level 5 va chiuso in America, quindi non li porta più i giochi. E perché prima che aprisse in America come li portava i giochi? Non li portava? Dark Cloud da noi come c'è arrivato? Ni No Kuni come c'è arrivato? Vabbè, quello sì, è una cosa un po' diversa, ma insomma, quello è il concetto. Perché prima che aprisse in America, Level 5 portava i giochi in Italia, in Europa.
Quindi sono solo chiacchiere inutili quelle che si fanno, che non porterà più i giochi. Ci sta dicendo che gli servono dei componenti? Forse ce li ho? Non lo so. Forse può essere che già ce li ho, quindi non devo andarli a cercare. Attenzione, lui ha la missione per noi. Perché fa? Gacha coin come ricompensa. Mi sa che non sarà tanto facile. Ok, ovviamente abbiamo i piccoletti prima da sconfiggere. E questi, sì, vabbè, sì, sparate pure. Fate come volete, tanto non sento nulla, mi sto trasformando. Ma sono... Ma dai. Cavolo, sono forti, accidenti, mi stanno massacrando. A parte che puntano sempre me. Devo capire sta cosa, che puntano sempre me, mi sono un po' scocciato effettivamente, Wild Opto. Ah, ok, Meteogon, però Indigon, perché certo. Vabbè. Ovviamente non poteva essere Meteogon. Ok, ma mo diventa, ma già sei arrabbiato? Cioè, non abbiamo neanche cominciato, signor Meteogon. Sta Wild Apto. Vai, grande, grandissimo. Con calma, certo, non gli mettiamo fretta, non sia mai. Devo capire come ho preso danno, però. Tanto, qua... Uy! No, meteorite proprio addosso a me? No, lì non c'ho da scotta, lì, oh. Quello era Hulk Smash. Attacchiamolo ora che si carica, che fa l'attacco, poi quello che sputa i lapilli. Ok, bravissimo, quanto sei bravo. Così si fa. Sì, però non ti avvicinare troppo, non ti allargare. Eh sì, da dove lo prendi? Scusami. Mi piacerebbe sapere come fai, perché sei molto bravo, per carità. Io capisco che è tutto nuovo per te, che è la prima volta che sei qui. Però un minimo di buon senso non guasterebbe, Guarda, mi potenzio all'inverosimile per fargli male. Lo finiamo? Lo finiamo, raga, lo finiamo? Lo finiamo? Va bene, non male, non male. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio, a dire il vero. Enshin, ok, non serve, non serve, credo. Sì, io qui con me, come vedete, ho una chiave inglese per picchiare duro. Non so se rimettere il mago, perché con Wild Boy sono molto veloce e mi ci trovo benissimo, però il mago ha attacchi a distanza e può bloccare i nemici più piccoli. Però alla fine mi piace essere veloce e attaccare da lontano. Anche se preferisco il brawler, ovvero Kengo Benimaru. Però non sempre si può andare col brawler. A questo livello di gioco gli attacchi a distanza sono il meglio. Anche se probabilmente fanno più male quelli corpo a corpo, ma non voglio rischiare. Sembra che Kumako-sana abbia progettato qualcosa di nuovo. Ah, si sta allenando. Ah... Vuole dimagrire. Ovviamente dimagrendo in Giappone è molto, molto strana sta cosa. Non accade in nessuna parte del mondo, ma è vera. In Giappone se dimagrisci diventi più alto. No, non è vero. Però negli anime se dimagrisci diventi stranamente più alto. E cambia anche di molto la voce, Da parlare con una voce profonda. Ecco, si stava esercitando disperatamente per bruciare i grassi in eccesso e ha usato una macchina speciale per fare la dieta. Sì, Original Machine Diet o quello, Praticamente lei ha detto, ho tradotto una piccola parte, che lei è dimagrita
per far parte del... e ha cambiato nome per far parte di un comitato disciplinare. Quindi avrebbe senso che lei ha un certo onrio. Beh, in effetti io ho pensato che potesse essere lei perché si assomigliavano molto, ma... Non trovavo il punto di incontro con Kuma e Kuka, quindi... ho detto, vabbè, forse no. Però invece a quanto pare è lei. Ad ogni modo si scusa per non aver detto niente al suo amico. Ecco, lei ha lo UR Watch, ovvero Ultimate Revolution Watch, che userà sicuramente su se stessa. E poi tra l'altro lo UR Watch l'abbiamo visto in un evento non troppo lontano di Yokai Watch Puni Puni, tra l'altro. Quindi ci sta. Ragazzi, rivelazioni su rivelazioni, lei era Kuma. Era Kumako. Buon per lei. Vorrei provare questa macchina per dimagrire. Una macchina che fa la dieta. Cioè, ti fa la dieta al posto tuo. Io mi sto spaccando il culo sulla cyclette. Lei invece ha la macchina che fa la dieta tranquilla. Ok. Però entra a pieno diritto anche lei nel nostro club privato. Adesso che poi sta progettando questo UR Watch per se stessa, a quanto pare. O almeno credo che sia per lei, perché lei ha bisogno di un watch. Ah, attenzione. N-Beacon. Ma come bacon? No, beacon, tonto. A quanto pare è un dispositivo che capta le onde N. O le cattura o le capta. Insomma, ci serve alla fine. Perché N sarebbero le stranezze, no? Incontri del tipo N, gli incontri che accadono in questa scuola, probabilmente o le catturiamo queste onde N o le captiamo, sono sempre utili per andare a nostro favore alla fine. Comunque sia ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!